Rientriamo in diretta dallo stadio Giro di Torre Annunziata, dove tra pochissimo Savoia e Torres scenderanno in campo per la gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie D. Stadi aperti o quasi, perché ci sarà una capienza ridotta anche qui nel bello e vecchio e glorioso impianto di Torre Annunziata, dove non ci saranno i tifosi della curva del Savoia, mentre sono presenti circa una ventina di tifosi rosso-blu nella curva riservata agli ospiti. Vi ho letto in precedenza le formazioni, ve le rileggo. Le squadre intanto stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. Savoia che sarà in campo con Esposito, D'Ancora, Pozziello, Tarascio, Correnti, De Rosa, Riccio, Quadio, Cipolletta, Caso Naturale, Chiara Mateng. A disposizione del tecnico Ferraro, Mancino, Boccioletti, Cavaiola, Cagliazzo, Russo, Mecchi, Sorrentino, De Petris e Stallone. Per la Torres in campo Frasca, Bilea, Fadda, Melli, Vavassori, Pinna, Diego Prosi, Lavigna, Cristaldi, Origlio e Mascia. Gli under, vi ricordo, sono Daniel Bilea, classe 99, i 2002 Fadda e Mascia e il classe 2000 Riccardo Pinna. A disposizione del tecnico Mauro Giorico, Sheriff Dombuia, Lorenzo Schiaroli, Cristian Rutiens, Matteo Licazio, Samuele Pinna, Federico Mastromarino, Giuseppe Ponsat, Ignazio Battista, Emanuele Tedesco. Per questa sfida importantissima in chiave salvezza, ovviamente, per quanto riguarda la classifica della Torres, un'altra classifica, quella del Savoia, che punta ovviamente a rimanere nella zona playoff, e dunque sarà sfida vera quest'oggi. La Torres che ha bisogno di punti in vista di queste ultime partite, ricordiamo che si giocherà anche mercoledì in casa contro il Lanusei e domenica chiudere sul campo del Muravera. Intanto stanno facendo il loro ingresso in campo direttore di gara, che sarà il signor Emanuele Tartarone della sezione Frosinone, con gli assistenti Edoardo Salvatore di Tivoli e Mirko Librale di Roma 2, con la Torres che in divisa rosso-blu, classica divisa rosso-blu per la formazione di Sassari, ed ecco invece con la divisa bianca il Savoia che entra in questo momento in campo. Quindi tra pochissimo assisteremo a questa sfida. Abbiamo detto c'è comunque un po' di pubblico qui sugli spalti, e sarà sicuramente una gara godibile, una gara che sarà giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Intanto vediamo anche mister Giorico che si dirige verso la sua panchina, mister Giorico a cui naturalmente ci uniamo nell'abbraccio per il grave lutto che l'ha colpito proprio in questi giorni in partenza per questa trasferta, la morte della madre. Dunque un grande abbraccio al tecnico rosso-blu e Torres, che inizierà da sinistra verso destra e avrà il calcio d'inizio, e sul pallone c'è proprio Mattias Cristaldi. Intanto i giocatori rosso-blu vanno a salutare i propri tifosi sotto il settore a loro dedicato. Sono fatti talmente davvero tanti chilometri per arrivare fin qui e sostenere la squadra nella prima gara aperta da tanto tempo, perché dopo le prime sfide di campionato stadi chiusi, e dunque oggi finalmente si può riassaporare l'atmosfera dello stadio. Sta per ricominciare Savoia-Torres, che sarà, abbiamo detto, il calcio d'inizio per i rosso-blu. Invece vediamo dall'altra parte della nostra tribuna stampa i tifosi del Savoia che restano dietro fuori dallo stadio per scelta. Intanto è iniziata in questo momento la sfida tra Savoia e Torres. Pallone subito riconquistato dalla Savoia, ma scivola però il numero 11 di casa, Correnti. Dunque pallone in fallo laterale, la rimessa sarà della Torres, se ne incarica Riccardo Pinna. Va a guardare lo schieramento del suo, Riccardo Pinna va a cercare Mascia, non lo trova, c'è il rilancio lunghissimo, attenzione a Chiara Mateng, c'è il colpo di testa di Vavassori ad allontanare, è rimasta a terra però Chiara Mateng, è rimasta a terra anche Melli. C'è stato un rilancio in avanti con Chiara Mateng, si è fiondato sulla sfera, poi è andato però Vavassori a colpire di testa, allontanare, si è rialzato
il numero 99, Giovanni Chiaramateng, vice capitano del Savoia. Pallone che è stato messo in fallo laterale dalla Torres, dunque sarà restituito. E il pallone adesso arriva tra le braccia di Frasca, formazione scelta da mister Giorico con il portiere esperto per il rossoblù, Valerio Frasca, deciso di rinunciare al portiere giovane, di schierare i giovani invece in campo, Mascia e Fadda quest'oggi sul sintetico del Giro. Intanto manovra il Savoia sulla sinistra, attenzione con D'Ancora di fronte a Melli, riesce D'Ancora a mettere in mezzo ma c'è ben posizionato Vavassori che allontana. Pallone che arriva però ancora tra i piedi di Quadio e dunque può manovrare nuovamente il Savoia a partire dalle retrovie con Cipolletta che serve De Rosa in avanti, ancora all'indietro per Cipolletta. Scarico ancora sui difensori, si va dall'altra parte dal capitano numero 6 Pozziello, ancora per Cipolletta che chiede suoi di allargare il gioco. Fascia destra, intanto un rilancio proprio sulla destra, ma c'è ancora l'intervento di Vavassori e poi Fadda che rimette in avanti, pallone colpito di testa e che è ancora in possesso però dei padroni di casa. Ancora Pozziello sulla sinistra per Quadio, perde palla a mezza il campo per un attimo, Prosi la riconquista ma è ancora Savoia, può portarsi in avanti, viene intercettato da Pin questo tentativo in avanti di De Rosa, ma ancora Savoia sulla fascia destra, se ne va, riesce a mettere dentro il giocatore dei bianchi e poi la conclusione che però termina alta, bella di quello pieno ma non c'entra lo specchio, giocatore del Savoia. Vediamo di chi si tratta. Tanto Melli ci prova a servire, Cristaldi anticipato, va giù, Cristaldi rimane a terra, si prosegue però, si continua a giocare con Cristaldi che è rimasto a terra, vediamo se mettono fuori, sì, Lavigna mette fuori il pallone per stare le cure a Mattias Cristaldi, nel contrasto precedente era rimasto a terra. Dunque gioco fermo. Vediamo se entreranno i sanitari, forse no. Rimasta ancora a terra Cristaldi, si rialza in questo momento, pallone che sarà restituito, crediamo anche in questa occasione, alla formazione rosso-blu. Quindi prima occasione, qualche istante fa, con la conclusione di De Rosa, terminata alta. Sopra la porta difesa da Valerio Frasca, che ha tra i piedi adesso la sfera, vediamo se lo prenderà per il rilancio lungo, lo fa in questo momento a cercare Cristaldi, anticipato però anche questa volta il numero 9 rosso-blu, era in fuorigioco Chiaramateng, infatti viene segnalato, punizione a favore del rosso-blu sulla metà campo. Savoia che è partito subito in avanti, Torres che prova adesso ad affacciarsi nella metà campo dei giocatori di casa, Lavigna all'indietro per Melli, ancora all'indietro per Frasca, guarda i suoi Frasca e poi decide per Vavassori, ancora all'indietro per Frasca che va a cercare sulla destra Melli, riesce, anzi no, il controllo a Melli di petto e allora può andare ancora il Savoia, però è bravo Prosi a intervenire sul pallone. Va anche Mascia che viene messo giù in mezzo al campo, dunque calcio di punizione per la Torres, si rialza Filippo Mascia, 7 gol per lui, il 2002 rivelazione di questo torneo, Filippo Mascia che ha firmato anche nella vittoria di domenica scorsa contro il Cassino. Lorenzo Melli sulla destra, pallone viene messo in fallo laterale da Chiaramateng che però riesce a
far calambolare la sfera proprio sul capitano. Dunque la rimessa sarà di Ciro Pozziello per il Savoia, colpo di testa di Prosi, ancora testa di Lavigna, si combatte in mezzo al campo, però esce ancora al Savoia, ma recupera il pallone Origlio, ancora Mascia, in avanti Prosi a cercare Cristaldi, non è preciso però il servizio per l'attaccante della Torres. Ora Savoia che manovra, attenzione, c'è Bilea che può mettere all'indietro un pallone un po' troppo corto e ci è andato Frasca, è riuscito a far calambolare la sfera su Quadio. E dunque sarà la rimessa ancora in favore della Torres. Vavassori avanza con l'alpiede, va a cercare lo scatto di Cristaldi, colpo di testa, attenzione, c'è il pallone che si allunga però per il portiere, ci arriva Esposito. Primo timido tentativo della Torres, in avanti questo lancio, non di molto lungo per Cristaldi. Pozziello, sulla sinistra, va a cercare il suo in avanti, riesce a colpire di testa il giocatore del Savoia ma non trova compagni, si trattava di casa naturale. Ancora un lancio lungo a cercare Cristaldi, c'è invece Mascia che viene anticipato, ancora Prosi però che prova a lanciare il giovane rossoblù. Niente da fare, riesce la difesa del Savoia a far intervenire il portiere. Ancora Savoia con De Rosa che mette sulla destra. Ancora Savoia all'indietro. Numero 21, De Rosa, Pozziello, è ancora nella propria metà campo il Savoia e aspetta forse che la Torres pressing un po' più in alto, ma aspettano un po' i rossoblù, la manovra dei padroni di casa. Ancora Pozziello che adesso può avanzare, lancia in avanti, colpo di testa e c'è un calcio di punizione per un fallo di Vavassori su Kieramateng. Attenzione, posizione pericolosa, vertice sinistro dell'area, sono giocatori sicuramente con piede buono per il Savoia, si incarica della battuta forse d'ancora, vediamo se sarà lui a mettere in area per questo calcio di punizione sul pallone anche Correnti, la barriera disposta da Valerio Frasca con Bilea e Mascia. Palla dentro, ci prova Quadio, se non abbiamo visto male, il pallone però termina sul fondo. Palla tesa, bassa, è riuscito ad andare a colpire, anzi era il numero 99, sempre Kieramateng, ma pallone terminato al lato della porta di Frasca. Vavassori allunga la sfera, attenzione, aggredito subito, va a cercare Bilea che svirgola e un volo interamente sembrava servire Mascia. Ancora si lotta in mezzo al campo, Cristaldi ottiene un fallo laterale. Rimessa effettuata da Origlio sulla sinistra, Origlio non riesce a far rimbalzare il pallone sul diretto avversario, dunque sarà rimessa ancora per il Savoia, questa volta sull'out di destra. Quasi 10 minuti trascorsi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Savoia e Torres, intanto attenzione a Vavassori, viene messo giù, era in anticipo sulla sfera Vavassori, calcio di punizione per la Torres. Sul pallone Vavassori all'indietro per Frasca. Va Frasca a cercare ancora compagna, ma è troppo lungo servizio per Lavigna. Rimessa sarà per il Savoia. Va sempre il capitano Pozziello. Prova ad andare in avanti, cerca di rubargli la sfera Mascia, dunque all'indietro Pozziello per Cipolletta. Tarascio sulla destra, ancora all'indietro
tiro palla del Savoia nella propria metà campo a cercare spazi, ancora Pozziello, questa volta si va a sinistra, questa volta va in pressing della Vigna, qui il lancio e Melli però per non correre nessun rischio la mette in fallo laterale, guadagna metri il Savoia, D'Ancora che lascia però ancora Pozziello. La rimessa laterale proprio davanti alla panchina di mister Giorico. Pozziello cerca compagni, lo trova, attenzione, Savoia che può onorare, cerca la conclusione, c'è la respinta di Valerio Frasca, la conclusione di Tarascio dal limite dell'area centrale però, e c'è la respinta di Valerio Frasca, e allora la Torres può andare in avanti con Cristaldi che da solo però lì sulla sinistra prova a mettere in mezzo, ma c'erano tre giocatori del Savoia prima di Mascia e dunque non riesce il passaggio di Cristaldi per Mascia. Non aveva accompagnato l'azione il centrocampo rossoblu, dunque da soli due attaccanti contro quattro. Dunque primo intervento anche di Frasca qualche istante fa sulla conclusione di Tarascio. Ancora giro palla del Savoia. Prova a fare un po' di pressing alto Cristaldi. Adesso anche Origlio, ma manovra bene la formazione di casa. Ora se ne va sulla destra Correnti. Attenzione, palla dentro, ma c'è Vavassori che trova anche ben posizionato Prosi, che la mette in avanti, ma lì dove non c'è nessuno, dunque ancora Savoia, Pozziello. Lancio lungo ancora sulla destra, controllo di Correnti e poi di testa mette in fallo laterale Fadda. Rimessa effettuata in questo momento dai bianchi. Tarascio aggredito da Origlio, deve mettere all'indietro ancora nel centrocampo del Savoia. Lancio questa volta sulla sinistra, troppo lungo per Quadio. E questa volta la rimessa è per la formazione rosso-blu. Vilea cerca compagni smarcati, trova Melli che però svirgola e mette in fallo laterale ancora Pozziello. Pozziello cerca compagni, trova adesso Chiara Matenga che si gira, attenzione, può mettere all'indietro ancora per Tarascio che va a cercare il compagno sulla destra. Pallone lungo per tutti, messo in aria da De Rosa. Nulla da fare per il Savoia. Quando siamo al 14° minuto nel corso del primo tempo, 0-0, intanto Vavassori va a cercare Pinna per Diego Prosi, subito attaccato, allora si libera della sfera Prosi per Pinna, lancio in avanti, cercare Origlio, viene anticipato il giocatore rosso-blu, poi qua c'è un fallo di Prosi con gamba tesa su Tarascio. Calcio di punizione per il Savoia, si riparte da Pozziello, si va sulla sinistra per Quadio, ancora Pozziello, manovra un po' avvolgente del Savoia che poi tenta la lancio in avanti, per un attimo ha intercettato la formazione rosso-blu, ma fuori gioco segnalato dal secondo assistente, dunque calcio di punizione in favore della Torres. Si incaricherà della battuta Valerio Frasca. Torres che ancora non si è fatta vedere dalle parti di Esposito. Lancio lungo, va a saltare Vilea, riesce a colpire di testa, c'è Cristaldi che prova a mantenere il possesso della sfera. Prosi per Mascia che ha una buona idea però non intuisce la Vigna. In avanti il Savoia, poi Melli di testa, vediamo se ci arriva Prosi. Sì, riesce a conquistare la sfera per Vavassori, ancora Prosi, Vavassori sulla destra per Melli.
ancora la Vigna, sempre sul lato di destra, all'indietro per Prosi. Melli prova a giocare un po' di prima, la Torres, ma perde il controllo della sfera. E poi ci pensa Bilea a mettere in fallo laterale davanti alla panchina dei padroni di casa. Buona manovra della Torres, mancato lo spunto però in avanti, e si difende ovviamente molto bene il Savoia. Qui perde palla Prosi, attenzione Tarascio, vede, serve sulla destra Correnti, prova per vie centrali Correnti, ma c'è ancora l'opposizione di Prosi, può andare Mascia, Mascia che serve Cristaldi ancora per Mascia, un po' da soli lì davanti, due attaccanti rossoblu, arrivano adesso centrocampisti, va giù Fadda, calcio di punizione per la Torres, già battuto Pavassori per Melli sulla destra, posizione di difensore il capitano rossoblu, attenzione adesso Bilea, vanno subito ad aggredire i portatori di palla, giocatori del Savoia, si va dall'altra parte con Riccardo Pinna, La Vigna per Mascia che controlla bene, serve Origlio per Fadda che cercava l'imbucata per Mascia, non la trova però, riconquista palla il Savoia e c'è subito questo lancio lungo a cercare gli avanti, tiene palla casa naturale, aspetta compagni, sulla sinistra per Quadio, ha di fronte Bilea, Quadio due finte e poi mette all'indietro per De Rosa, palla in avanti, c'è Riccardo Pinna e poi Claudio Fadda che sbatte sul diretto avversario, calcio di punizione per la Torres, non bisogna avere neanche troppa fretta, va Frasca, Melli perché sicuramente del Savoia partirà scombattuto in questo primo tempo, va Vassori subito accerchiato, ancora Melli, palla in avanti a cercare la testa di Cristaldi, questa volta riesce a colpire l'attaccante rossoblu ma per se stesso perché poi va a cercare di nuovo il pallone, lì davanti non c'è nessuno, Pozziello all'indietro, va la Vigna a provare, attenzione si scontrano la Vigna e Quadio, si è rialzato giocatore di casa, è rimasto terra la Vigna, caccia del pallone, niente di grave per la Vigna, fischiato l'arbitro, vediamo se sarà calcio di punizione per il Savoia, si rialza Nicolas Lavigna, fatto giornata molto calda, i giocatori approfittano di queste pause per rinfrescarsi, per bere, dopo un po' di nuvole è uscito anche il sole, tanto si riprende con la punizione battuta dal Savoia, che manovra ancora con Tarascio, poi sulla destra Correnti si ferma ancora all'indietro per De Rosa, subito il pallone in avanti d'ancora ma deve tornare indietro il Savoia a ripartire, lo fa in questo momento, attenzione palla persa e ci arriva quasi Cristaldi, con palla all'indietro, poteva essere una buona chance, intanto Pozziello, palla messa dentro, Chiara Mateng, Vavassori che la controlla per un attimo, poi arriva la Vigna subito, metterla in avanti, c'era libero sulla sinistra Fadda, ha fatto la scelta sbagliata qui la Vigna, attenzione, palla dentro, ancora Vavassori dal limite dell'area che la butta in avanti, ma controllato ancora Cristaldi, dal centrale Cipolletta che lo marca strettissimo, difficile per Cristaldi liberarsi dalla marcatura di Cipolletta, intanto colpo di testa di Bilea all'indietro, sarà rimessa laterale in favore del Savoia, Quadio prenderà rincorsa, Quadio per effettuare questa rimessa, pallone in aria, attenzione al colpo di testa, c'è Origlio ad allontanare ma Savoia che può impostare,
perde palla però adesso la formazione di casa, dunque Torres in avanti con Lavigna che ha un po' di spazio qui sulla destra, mette subito al centro per Cristaldi, non controlla benissimo e si perde anche questa azione col pallone che arriva tra le braccia di Matteo Esposito, portiere classe 2002 del Savoia. Centrocampo ancora per formazione di casa, se ne va intanto D'Ancora sulla sinistra, un corso da Lavigna e poi da Bilea, mette al centro D'Ancora ancora per De Rosa, prova a intercettare, non ci riesce Mascia, ma manovra ancora nella propria metà campo, ora poco oltre Pozziello, lancio subito a cercare il giocatore del Savoia che lascia sfilare, si trattava di caso naturale però non c'erano compagni dietro di lui, finta di caso naturale per Chiara Matenga ma non era sulla traiettoria. Ancora il Savoia, 22 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Savoia e Torres. Quadio sulla sinistra, De Rosa, ancora una palla all'indietro per ripartire dalla difesa, Riccio ora per Correnti, Torres che aspetta la formazione di casa, intanto riesce a conquistare palla ma va giù, scivola Mascia, nulla da fare, poteva essere una buona occasione, palla in fallo laterale, Colletta per Pozziello, Pozziello che passa sempre per i piedi di De Rosa, poi si va sulla destra dove c'è Correnti controllato dal lato 2002, Fadda gli lascia qualche metro, Correnti mette dentro sul secondo palo, scivola anche Bilea però c'è Quadio in aria, attenzione ancora una palla al centro, va a saltare e c'è la conclusione che termina fuori, è andato a saltare Origlio, il pallone è terminato tra i piedi di, vediamo chi si tratta, ha tentato subito la conclusione, palla è terminata alta sopra la traversa, un altro tiro se non nello specchio di Tarascio che aveva già avuto un'occasione in precedenza, palla alta, pericolosissimo sempre Quadio sulla sinistra, se ne va adesso Mascia, prova attaccante rossoblu, scarica all'indietro per Fadda che mette all'indietro per Riccardo Pinna, riparte dalla difesa anche la Torres, va Vassori per Origlio, cerchiato subito, allora si libera della sfera, va Vassori, Melli chiede palla alla Vigna ma Melli torna indietro, Origlio lancio in avanti a cercare Bilea ma non può arrivarci il numero 2 rosso blu, quest'oggi è schierato come quinto di centrocampo con Melli invece in difesa con Vassori e Pinna, si riparte con il Savoia sulla destra dove si è accesa la sfida tra Correnti e Fadda, 2001 giocatore del Savoia, 2002 giocatore rossoblu, velocissimo l'abbiamo visto nell'azione precedente, il giocatore di casa si manovra ancora sulla destra, questa volta c'è Riccardo Pinna su Correnti a mettere in fallo laterale, rimessa sotto il settore occupato dai tifosi rossoblu, ancora palla in fallo laterale sempre per i giocatori oggi in maglia bianca, messa effettuata in questo momento, va a saltare Riccardo Pinna a mettere fuori però il pallone ancora tra i piedi dei giocatori del Savoia, si va sulla sinistra a cercare Quadio che si libera quasi di Bilea, poi lo travolge, calcio di punizione a favore della Torres, è stato bravo in questa occasione Bilea a non farsi sorprendere dalla velocità di Fabio. Dunque calcio di punizione batterà capitan Lorenzo Melli. ...25 minuti, Origlio, Mascia, bene la triangolazione, poi cade Origlio, calcio di punizione.
cerchio di centrocampo, va Vassori. Va Vassori sulla sfera per Melli. La Vigna per Cristaldi e non riesce a trovare la triangolazione ancora con la Vigna, ma si difende benissimo, non senza voi, ancora un fischio arbitrale, il fallo di Melli su Chiara Mateng, si riparte da Pozziello, subito sulla destra per i giocatori del Savoia con Tarascio e Correnti. Caso naturale, ancora Tarascio, sempre sulla destra, ma subito tra i piedi di De Rosa il pallone, poi viene messo in aria, va col piede di testa Melli, trova Mascia, ben posizionato, aspetta un po' troppo Mascia, ma poi viene messo giù, fallo su di lui, dunque calcio di punizione a favore della Torres. Poche azioni da gol questi primi 27 minuti del corso del primo tempo, 0-0 tra Savoia e Torres. Riccardo Pinna, lancio lungo a cercare Cristaldi che prova a liberarsi però fallosamente del diretto avversario, dunque sarà calcio di punizione in favore del Savoia, che ha un po' diminuito il ritmo dopo i primi minuti, ma possesso palla sicuramente percentuale per la formazione di casa. Di Rosa che tocca l'ennesimo pallone in avanti, attenzione qui la palla in aria, ma c'è in anticipo Riccardo Pina, vediamo se evita il calcio d'angolo, sì, palla in fallo laterale. Subito rimessa in gioco del Savoia, palla dentro per caso naturale, poi un cross lunghissimo che si perde sul campo di destinazione, dunque nulla da fare. Sarà rimessa in favore della formazione rossoblu. Frasca per Vavassori. Vavassori per Prosi. Subito attaccato Prosi. Allora si libera della sfera per Pinna che va a cercare la corsa di Mascia. C'è in anticipo il centrale del Savoia che regala almeno 20 centimetri a Mascia. Cipolletta lo sovrasta, infatti sta tenendo Cristaldi, difensore rossoblu. Scia adesso che va, ma questo è un fallo però perché viene colpito al momento della conclusione, stava tentando di mettere il pallone in avanti, ma Scia non ferma però il gioco il direttore di gara e dunque sarà Torres ancora con Vavassori che va giù, calcio di punizione, questa volta fischia il direttore di gara Tartarone dalla sezione di Frosinone. Probabilmente c'era un pallone anche in precedenza, ma ha lasciato correre il direttore di gara. Fortunatamente è intervenuto Vavassori lì in mezzo al campo a interrompere anche una trama di gioco che poteva essere pericolosa per il Savoia. Calcio di punizione che sarà battuto da Diego Prosi. Nei pressi del cerchio di centrocampo manda ancora indietro il direttore di gara. Prosi sulla sinistra per Riccardo Pinna. Origlio ancora per Riccardo Pinna, ha tentato la triangolazione il difensore rossoblu che adesso riprende la sua posizione. Messa laterale in favore del Savoia, non smettono di cantare intanto i tifosi della Torres. Ancora una rimessa, questa volta è in favore della Torres. Sul pallone Fadda. All'indietro ora per Vavassori, un po' di spazio qui per la Vigna, anche se si riposizionano subito i giocatori del Savoia. Vilea prova la combinazione con la Vigna, ma subito viene fermato il giocatore rossoblu. Attenzione qui, questa palla tra Vavassori e Pinna, riescono a manovrare due giocatori, c'era soltanto Chiara Mateng a creare un po' di scompiglio, intanto Prosi per Fada, prova ad allungare il passo, Fada poi torna indietro, ancora per Prosi, va dall'altra parte a cercare Melli, mette giù Melli,
cede la sfera a Lavigna, Riccardo Pinna, Origlio sulla sinistra, Origlio cercava Mascia, ma Mascia stava andando verso la porta, pallone troppo corto, dunque Savoia che può riconquistare la sfera dopo qualche minuto di controllo da parte dei rossoblu. Intanto Quadio sulla sinistra va però Bilea ultimamente a fermarlo e la rimessa è rossoblu. Abbiamo superato la mezz'ora, corso del primo tempo Cristalli, il pallone gli viene messo in fallo laterale. Ancora 0-0 risultato qui al giro di Torre Annunziata. Intanto Bile è a cercare Prosi, non arriva poi però Origlio, c'è un fallo di Vavassori in mezzo al campo, va a riprenderlo il direttore di gara, non c'è però il cartellino per Vavassori. Calcio di punizione, cerchio di centrocampo per il Savoia, De Rosa fa ribattere però il direttore di gara. Ora sì, ancora Di Rosa all'indietro, Cipolletta, ancora Di Rosa, palla dentro per Chiara Mateng, all'indietro Tarascio, perde palla a casa naturale, attenzione ancora lì, la sfera si combatte, va Lavigna, la conquista, poi Fadda che prova a rimettere in avanti ma trova un rimpallo sulla schiena, dunque si lotta ancora nei pressi però dell'area della Torres, bisogna allontanarsi da lì, si gioca ancora, due giocatori a terra ma si rialza e allora ancora Savoia sta accelerando in questi minuti, Di Rosa cercare Chiara Mateng, attenzione in aria, pericolosissimo giocatore, palla dentro e c'è la conclusione parata da Frasca con la palla messa dentro da Chiara Mateng e D'Ancora ha allungato una zampata a cercare la porta ma non era angolata la sfera e dunque Frasca ha voluto parare a terra al 33esimo. D'Ancora con l'azione proportata avanti da Chiara Mateng, adesso c'è Lavigna che va a servire bene Bilea subito di prima, Cristaldi ancora all'indietro per Lavigna, c'è un po' di spazio adesso, va Bilea ancora per Lavigna, vediamo se proverà la conclusione, Lavigna conclusione che termina fuori di Nicolas Lavigna ma c'è una deviazione e sarà calcio d'angolo per la Torres, non abbiamo visto la deviazione, ma il pallone è terminato non lontano dalla porta di Esposito. Si è accesa qui la Torres dopo il pericolo corso con la conclusione di D'Ancora qualche istante fa. Adesso calcio d'angolo in favore della formazione rosso-blu. Naturalmente vanno a saltare anche Riccardo Pinna e Vavassori. Batterà Prosi, tanto l'arbitro richiama proprio Pinna e Di Rosa, che si stavano abbracciando un po' troppo, De Rosa, si stavano abbracciando un po' troppo. Si prepara Prosi con la battuta, questo primo calcio d'angolo in favore della Torres, 34esimo nel corso del primo tempo. Ancora non si batte perché qui ci sono tanti abbracci in aria. Va Prosi, palla dentro, Prosi Esposito, attenzione, Mascia non ci arriva, cade in aria, forse un po' trattenuto il giovane attaccante rosso-blu. Azione da rivedere, forse sbilanciato Mascia, comunque Esposito è uscito ma non ha trattenuto la sfera, stava arrivando Mascia dalle retrovie, va a terra in aria di mestiere, si salva la difesa del Savoia in questa circostanza. Lato a terra Mascia, naturalmente le vedremo nelle immagini, intanto si va dall'altra parte, Vavassori, palla rimbalzata in mezzo ai piedi di Origlio, ancora Prosi che però la riconquista, adesso sta avendo un po' più di coraggio la Torres, non è ottimale il controllo di Bilea che si perde ora, Quadio, attenzione, va però benissimo Bilea a recuperare nuovamente la sfera.
Che succede? Si ferma tutto, non sappiamo cosa sia successo. Messo fuori il pallone Bilea, ma non c'era nessuno a terra, vabbè, l'abbiamo regalato al Savoia. Intanto attenzione, va qui Lavigna a fermare una traiettoria insidiosissima di Tarascio per Chiara Mateng. Era ben posizionato Lavigna, sempre importante anche in fase di ripiego. Tanto Di Rosa, continua buon ritmo Tarascio, anzi dà ancora attenzione, conclusione che termina al lato, non l'ha toccata Frasca che ha controllato questo pallone rasoterra che è terminato con la sinistra. Torres che lentamente sta acquistando un po' più di coraggio dopo tanto possesso palla da parte del Savoia. Intanto Vavassori che va a cercare Riccardo Pinna, riesce ad arrivare sulla sfera, Riccardo Pinna supera la metà campo e poi va a servire Mascia. Mascia però non riesce a sfuggire al controllo dei due giganti della difesa del Savoia. Attenzione, un pallone intercettato dalla Torres ancora con Lavigna, ma nulla da fare, non riesce formazione rosso-blu a proseguire nella manovra perché ancora il Savoia. Qui va Riccardo Pinna ad anticipare, poi c'è Chiara Mateng. Alla fine Capitan Melli che allontana Cristaldi, che si libera bene questa volta. No, non riesce a trovare Mascia che stava andando dall'altra parte. Era una buona azione, una ripartenza della Torres. Cristaldi aveva spazio, ma non ha trovato il passaggio per Mascia che stava andando dall'altra parte. Peccato che per una volta la difesa del Savoia era un po' in controtempo, ma sono riusciti i giocatori rosso-blu a sorprenderli. Ancora Di Rosa, va Origlio, commettere fallo però su Tarascio. Calcio di punizione del Savoia, deve essere ribattuto, dice il direttore di gara. 38esimo, corso del primo tempo, 0-0, Pozziello, Quadio. All'indietro, ancora per Pozziello. In avanti, a intercettare ancora ottimamente Lavigna, davvero prezioso. Aiutare i compagni, però non riesce. Intanto colpo di tacco, un altro colpo di tacco. Il Savoia che manovra molto bene. C'è Fadda però che mette all'indietro per Frasca. È una bella azione, pregevole fattura del Savoia, ma non è produttiva. Intanto questo pallone buttato in avanti a cercare la corsa di Mascia, ma non ci arriva il giocatore rosso-blu. Pozziello, che tocco lezioso forse dei giocatori del Savoia in quest'ultima azione, anche se poteva essere sicuramente pericolosa la manovra. Intanto va in anticipo benissimo, viene poi messo giù da dietro Chiara Mateng, che va a colpire Riccardo Pinna, aveva anticipato ottimamente il centrale rosso-blu. Calcio di punizione già battuto, Prosi va sulla destra a cercare Melli, va a chiedere la sfera Prosi a Frasca, riceve palla adesso Prosi, va a cercare Cristaldi già anticipato da Pozziello. Melli subito attaccato, va a cercare Lavigna, la rimessa è rosso-blu. Cercato la manovra con Lavigna, Melli. 40 minuti corso del primo tempo, 0-0 il risultato. C'è stata un'occasione importante per il Savoia con la conclusione d'ancora pro centrale, parata a terra da Frasca. Si combatte intanto in mezzo al campo Vilea, viene però allontanato dalla sfera. Qua c'è il fallo di Melli su Chiara Mateng, protesta il pubblico di casa, se voleva un cartellino. Calcio di punizione tanto per il Savoia sul pallone d'ancora. Andiamo a mettere in mezzo, sì, stanno salendo tutti i saltatori.
Cipolletta, che è uno tra i più alti. Attenzione, questo calcio di punizione del Savoia d'Ancora. Palla dentro sul secondo palo, va a saltare bene però Riccardo Pigna, sarà calcio d'angolo in favore del Savoia. Il primo, forse, se non abbiamo contato male, per il Savoia, primo corner. Quindi 1-1, computo degli angoli. Ancora un'azione sicuramente pericolosa con questi calci da fermo. Palla messa in aria, va a colpire, vediamo chi, il pallone che non è uscito, ora sì. Il giocatore del Savoia si dispera, non abbiamo visto, però chi è riuscito a colpire a pochi passi dalla porta di Frasca, l'ha messa fuori, forse proprio Cipolletta, se non abbiamo visto male. Sarà rimessa con Valerio Frasca, si prepara la battuta. Quando scocca il 42esimo nel corso del primo tempo, non ci sono state pause in questa prima frazione, ha giocato buon ritmo, anche se non sono state tante le azioni, anzi veramente pochissime, qua viene messo giù. Giocatore rosso-blu, Cristaldi, l'intervento dei difensori del Savoia, sarà rimessa in favore della Torres con Origlio. Riglio che cerca compagni, prende la rincorsa per, anzi no, il direttore di gara che lo fa spostare all'indietro per effettuare la rimessa, ma sì, sarà una rimessa lunga in avanti a cercare Cristaldi, ma non ci arriva il giocatore rosso-blu. Intanto Melli che riesce a colpire di testa, ci arriva però Chiara Mateng, Guadio, ancora Savoia con D'Ancora all'indietro per Pozziello. Cipolletta prende a manovrare il Savoia, prova ad andare in anticipo, ci riesce Prosi, però sbaglia Fadda il tentativo di servizio per Origlio, dunque ancora Savoia con Guadio. Bravissimo Bilea a prendere il tempo a Guadio. Cristaldi sulla destra, da solo Cristaldi con Cipolletta, prova a guadagnare un angolo, non ci riesce, in anticipo ora Cipolletta, fischia un fallo direttore di gara, ma si è un po' lasciato andare Cipolletta nell'occasione, provato a conquistare un angolo Cristaldi, poteva ottenere molto di più. Tanto ancora Savoia nell'ennesimo pallone toccato da Di Rosa, si va la Tarascio ora e lascia all'indietro ancora Di Rosa, va a cercare Correnti, ancora Tarascio, cercano lo spiraglio giusto i giocatori di casa, ancora Di Rosa prova andarsene però in anticipo, è perfetto Lavigna a rubargli il pallone, ma Lavigna che può lanciare, Cristaldi che riceve in questo momento ma poi non riesce il controllo l'attaccante rosso-blu, dunque ancora Savoia che può manovrare, peccato anche in questa occasione, ha sbattuto il pallone sul tallone a Cristaldi che ha ricevuto sulla corsa ma non ha controllato. Guadio sulla sinistra, palla messa dentro e riesce ad anticipare Chiara Mateng, ancora un ottimo Riccardo Pinna che mette in calcio d'angolo. E intanto finisce qui il primo tempo 0-0 qui al giro di Torre Annunziata. Dopo i primi 45 minuti non ha fatto nemmeno un secondo di recupero il direttore di gara, ma in effetti non ci sono state pause in questa prima frazione. Dunque 0-0 tra Savoia e Torres, una gara un po' avara di occasioni, ne ricordiamo una sicuramente importante con D'Ancora al 33esimo, parata a terra di Frasca e due tentativi poi di Tarascio al 10° e al 23esimo, palla respinta da Frasca nel primo e nel secondo, il pallone che è terminato abbondantemente fuori dallo specchio
nella porta del portiere Rossoblù. E dunque ci risentiamo per il secondo tempo di Savoia-Torres dopo l'intervallo. Vi ricordo ancora 0-0 qui al Giro di Torre Annunziata. A più tardi.